Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati qui su Bricknauts. Io sono Simone e ogni settimana vi racconto le news e i rumors del mondo Lego. Questa settimana vi racconto tutte le news che sono apparse sul nuovo catalogo giapponese Lego fuoriuscito proprio nei giorni scorsi. 42. Non sappiamo se sia una cosa voluta o un errore, fatto sta che nei giorni scorsi Lego ha rilasciato sui propri server il catalogo PDF per il Giappone, contenente tutte le novità della seconda parte dell'anno, del 2021. Oltre ovviamente a un certo numero di set che sono già in vendita tuttora, abbiamo alcune chicche molto interessanti che ancora non avevamo visto. Tra queste iniziamo con la parte di Lego City, in cui troviamo un sottotema dedicato agli stuntmen con dei pezzi nuovi, ovvero le rampe per saltare con i motori e i motori stessi, che oltre a essere tanti, variopinti e di diverse forme, hanno anche un nuovo meccanismo tira e molla, per cui voi tirate indietro il motore, lo lasciate e questo andrà da solo. Proseguiamo poi con i supereroi, in cui vediamo, oltre ai nuovi set presentati nelle scorse settimane, anche la prima immagine del calendario, del nuovo calendario dell'avvento legato al brand Marvel. Nuovo calendario perché fino ad oggi i calendari dell'avvento erano 4, erano i City, erano gli Harry Potter, Friends e Star Wars, e pare che ci sia questo nuovo quinto, o forse sarà il City che è stato trasformato in supereroe, non lo sappiamo ancora, questo nuovo calendario Marvel, in cui vediamo tra l'altro un Iron Man vestito a festa natalizia con l'elmo di Iron Man. Codice 76196. Si prosegue poi con le novità in campo Star Wars, dove vediamo finalmente l'astronave di Moff Gideon vista nel telefilm e nella serie TV The Mandalorian, 75315. Vediamo poi il piccolo set della nuova serie animata The Bad Batch, 75314, ma che avevamo già visto. Vediamo infine due set nuovi presentati proprio nelle scorse ore, dedicate sempre a The Mandalorian, e sono il 75310 Duel on Mandalore, dove abbiamo questo trono di Mandalore con il duello, e il 75316 lo Starfighter Mandaloriano. Anche qui abbiamo una piccola preview di quello che sarà il calendario dell'avvento Star Wars, dedicato, pare, interamente a The Mandalorian. Infine vediamo in dettaglio, con una grafica sicuramente migliore, i due nuovi set Lego Technic che erano apparsi nei giorni scorsi come leak e che ora qui possiamo vedere in alta definizione. E si tratta del truck americano per rimorchiare le auto ed il Mercedes-Benz Zetros, quello controllabile con l'applicazione Control Plus sul proprio smartphone. Ovviamente dopo le prime ore il catalogo è stato rimosso dai server Lego, però per nostra fortuna siamo riusciti ad averne tenuta una copia offline, per cui ogni tanto gli diamo sempre un'occhiata. Se ti è piaciuta questa news, mi raccomando, pollice su, attiva la campanella qui sotto per non perdere tutte le notifiche sulle prossime news e sui prossimi rumors Lego. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!